Ah, cosa vogliamo dire? Di sigla? Sigla! Quella! Sole a Milano, freddo ma sole. Quanti gradi ci saranno? Due? Tre? Lunedì partito col freddo. Puoi salutare gli amici del vlog, Laura? Sei contenuti di lista nuovi? Puoi salutare gli amici del vlog e non ignorarli? Guarda che sono tanti, si arrabbiano, Laura. Devi essere brava e gentile. Ti chiederei di inquadrare Laura. Come vedete Laura fa catechismo oggi pomeriggio. Eccoci qua, Pischedda Stadium. Ti piace Pischedda Stadium, Luca, come nome? Mi sembra sempre più azzeccato. È adeguato. Con il nostro Pischedda Spielberg. Ancora tutto, vedi, quasi non si riconosce lo studio così. Però lo stiamo montando perché oggi facciamo la rassegna stampa di una rivista da paura. E quando dico una rivista da paura è proprio perché Psicologia Contemporanea in Edicola oggi parla del tema della paura. Cosa ne dite di queste nuove copertine? Le sceglie in prima persona il dottor Giunti. C'è la pubblicità del libro nuovo che ho fatto con Davide Algeri e Sara Gabri sulla consulenza psicologica via webcam e online. Nel mio editoriale racconto perché la paura è il primo ingrediente chimico dell'entusiasmo. E poi ci sono come sempre un sacco di interviste, riflessioni, articoli, con scritto della Valeria Ogazio sulla voglia di libertà dei pazienti fobici, molto 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 interessante. E poi si parla di attacchi di panico, paura di parlare in pubblico. Tra le nuove rubriche c'è anche quella cura mia di Alessio Beltrami. Vedete che vignette che mi hanno fatto, ma si può, ma assomiglia, c'è anche gli occhi rossi. Comunque sul web marketing per il professionista della salute. Eccomi in postazione, Luca mi dota oggi di questo schermo, lo vedete? Nel quale io posso vedere i movimenti che faccio qua. Sono qua sopra c'è la camera, qui di fianco c'è lo schermo e se io mi metto sotto la camera, ciao! Questi giochi degli specchi mi mandano sempre a male. Che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era. Lo sappiamo io e te. E quindi alle porte di marzo. Anzi, quanti abbiamo oggi, Patrick? È il primo di marzo. Primo di marzo. Primo di marzo. Guarda, c'ho la condensa. Siamo contenti che la primavera sta per arrivare perché esatto. Non ne possiamo veramente più. Cicerone Patti ora ci accompagnerà. Stiamo andando in Rai dalla Caterina. Ciao Kate, salutiamo Kate. So che tra l'altro la Kate segue sempre questo vlog. Non perde una puntata, quindi parleremo di gelosia. Gelosia di coppia nella puntata di oggi su Rai 2. Voi sapete che gelosia, tu lo sai padre che gelosia da dove deriva? Dal greco zelotos, sì. Che vuol dire? Cosa vuol dire zelotos? Che studi hai fatto tu? Non hai studiato il liceo classico? Che vuol dire rivale. Bravo, esatto. Hai letto il copione? No, assolutamente. Ecco gli studi Rai, adesso entriamo, poi ci vediamo nei camerini. Come sempre ormai sono un abitué del camerino 19. Ma attenzione, hanno tolto la chaise longue e hanno messo la sedia per Patrick. Sì, però hanno cambiato la televisione. È vero, l'altra volta era la televisione del 1960, caspita, grande. Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore. Se mi odi, sarò sempre nella tua mente. Bello, grande. Quando l'hai scritta questa? Guarda, stanotte non riuscivo a dormire, ho scritto questa e altre. Ma stai pensando a me, vero? Assolutamente. È per quello. A Luca si intitola? Sì. La puntata di oggi sarà un po' diversa dalle altre perché è in diretta. Essendo in diretta ci sarà anche un'interazione col pubblico e quindi... Attenzione, messa in onda di detto fatto ore 14.03. Ho già fatto un paio di dirette anche in Rai. Una volta sono andato a 1 mattina a parlare di Peppa Pig. Si nota? Sono andato a trucco e parrucco? Notate qualcosa di diverso? Adesso andiamo in onda. Noi siamo avanti, nonché direttore di una rivista di settore, non possiamo dire, non si fa pubblicità, lui è Luca Mazzucchelli. Ciao. Mazzucchelli, bentornato, siamo in diretta oggi, quindi possiamo interagire a casa con i nostri social. La prima indicazione è quella di giocare in contropiede, un regalo, perché un regalo? Perché più noi controlliamo, più noi stressiamo e andiamo a indagare,
quello che fa il nostro partner, più andiamo ad avvelenare l'atmosfera emotiva con quella persona. Giocare in contropiede vuol dire non concentrarci su quello che non va o che temiamo in realtà non vada, perché poi spesso sono solo nostre fantasie, ma al contrario dargli un regalo, ma non un regalo solo concreto. Io mi riferisco a quelle piccole attenzioni, a quei piccoli gesti che possono fare la differenza. Vabbè, una buona domanda da tenere a mente per andare in questa direzione è quella di domandarsi ogni giorno: cosa io posso fare di diverso oggi per migliorare la sua giornata? Eccoci qua con gli amici Slasher, Aldo da Padova. No, in realtà dalla Calabria, però studio a Padova. Fantastico. Cosa facciamo stasera? Questa sera parliamo di come dare valore alle cose che facciamo, al nostro lavoro. Esatto. Roby, saluta gli amici del vlog. A per i Slasher. A per i Slasher, tanto valore. Ci portiamo a casa e tante persone di valore. Brava, fai vedere la maglietta, mi piace. Sì, Digital is the new sexy, fantastico. Sì, me l'ha fatta fare Giulio Gaudiano. Grande Giulio. Shop e-commerce. Sai chi è che ci segue sempre, che sarà molto geloso che non è il vlog settimanale? Alessio Beltrami. Salutiamo Alessio Beltrami. Ciao Alessio Beltrami. Un grande saluto da Alessio Beltrami. Potremmo limonare così, sì, di dire un colpo Alessio in Beltrami. Diretta. Ciao Alessio. Eccolo qua, il salotto di Alessio Beltrami. È arrivato? Finalmente sono tornato sul tuo vlog, Luca. Esatto, tramite webcam, perché stiamo per registrare una nuova puntata del podcast Lista d'attesa. Eccolo qua, il microfono che a te piace tanto. Esatto, se siete professionisti dell'ambito del benessere e siete interessati ad avere più info sul tema del marketing, della comunicazione, come avere più appuntamenti, venite sul gruppo Facebook Lista d'attesa, che adesso approva tutte le iscrizioni dopo una dura selezione. Chiaramente. Comunque in questa puntata parleremo anche del rapporto di coppia. Sì. Una prospettiva particolare. Bravo. Sabato mattina, oggi sono nel mio studio perché vengono a trovarmi gli amici delle Iene, con i quali parleremo di un tema purtroppo sempre più spesso di grande attualità: la violenza sulle donne. In particolare ne parleremo da un punto di vista maschile, quindi di colui il quale esercita la violenza, e su quelle che sono le linee di intervento per aiutare queste persone a recuperare un buon rapporto con le loro emozioni, riconoscerle, esprimerle in maniera diversa e anche, direi, prendersi quelle che sono le loro responsabilità. E devono prendere il coraggio di diventare uomini attraverso anche una richiesta d'aiuto, perché no, allo psicologo.